Le hanno fatto migliaia di volte questa domanda. Cosa ricorda di quel momento? Quel momento, in particolare il 23 maggio, ricordo che si parlava con Falcone quando spense la macchina incoscientemente. Io lo richiamai e gli disse: ma che fa, così ci andiamo a ammazzare. Le ultime parole di Falcone sono state: scusi, reinserisce le chiavi. Ma nel frattempo avviene l'esplosione e questo suo gesto mi ha salvato la vita. Una casualità, solo una casualità. Giuseppe Costanza è qui e può raccontare. L'autista di Giovanni Falcone, sopravvissuto all'attentato che nel 1992 costò la vita al magistrato, alla moglie e alla sua scorta. Si rivolge ai ragazzi, Costanza, che con Falcone aveva un rapporto umano e professionale, in un auditorium flaiano strapieno a Pescara, nell'ambito di una delle tante iniziative del premio Borsellino. Oggi la giornata della memoria delle vittime della mafia e al flaiano, insieme a ragazzi, magistrati, esponenti delle istituzioni, forze dell'ordine e amministratori politici. È vero che in ospedale a trovarla c'era Paolo Borsellino? Paolo Borsellino è venuto a trovarmi dopo che mi sono svegliato ed è stato l'unico magistrato che venne a trovarmi. Perché secondo lei? Evidentemente aveva una coscienza. Si è sentito solo dopo? Sì. Perché? Perché le istituzioni forse non avevano ancora un bagaglio culturale come oggi magari c'è. La mafia ora giunge col capo chino, ma aspetta tempi migliori, dunque dobbiamo stare sempre allerta. Leo Nodari, ideatore del premio Borsellino e instancabile organizzatore di eventi come questi, per dire ai ragazzi e a noi stessi: la mafia non ha niente a che fare con l'onorata società, la mafia è una montagna di merda. E oggi, aggiunge Leo Nodari, siamo qui per ricordare tutte le vittime di mafia. 1300 vittime di mafia, non una, non solo magistrati, non solo poliziotti, non solo carabinieri, ma anche sacerdoti, imprenditori, cittadini e soprattutto tanti giovani, tante donne e tanti bambini, al contrario di quello che si pensa. La mafia non è scomparsa, è stato preso il braccio armato della mafia. La mera mafia ancora la dobbiamo individuare. La mafia è anche nei colletti bianchi, secondo lei? Sicuramente. È stato poi mostrato un servizio esclusiva del TG1 con immagini realizzate dallo stesso Costanza durante una cena di lavoro. 1986, Borsellino è diventato procuratore a Marsala. Ci sono tutti i collaboratori più vicini. Immagine quella di Falcone, dice la giornalista Maria Grazia Mazzola. È lo sguardo incantato che non avevamo mai visto.